meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? Solo tu puoi instaurar e rinnovar il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Stato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. I don't miss.
conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, meraviglioso sei. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica, pace di Cristo a tutte le sorelle in collegamento questa sera. 11 di luglio del 2017, sono le 21:31 minuti, ringraziamo il nome del Signore con la puntata speciale delle sorelle. E veramente ringraziamo il Signore e in questo momento in diretta da Brandizzo parlo con voi la sorella Deborah e con me in collegamento Skype c'è la sorella Ilaria da Milano e la sorella Maria da Torino, la moglie del nostro pastore Pedro Guzman, che dopo passerò la parola per un saluto. Però prima di iniziare con voi volevo pregare affinché il Signore possa guidare questa puntata e il Signore possa guidare le labbra di chi veramente sta, di chi porterà la parola e, questa sera. E preghiamo insieme nel nome di Gesù. Grazie Signore Gesù, Signore, ti ringraziamo Signore per come ancora una volta ci ha dato l'opportunità, Signore, di essere tutti insieme, Signore, in collegamento, Signore, affinché la Tua parola, Signore, possa essere dell'amata, Signore, affinché la Tua parola possa essere sparsa, Signore Gesù, alleluia, sul Tuo popolo, Signore Gesù, alleluia, qui, Signore, a Torino, a Milano, Signore, in Italia, Signore, da qualsiasi posto, Signore, le persone stanno ascoltando, Signore. Io Ti chiedo veramente di guidare, Signore, il labbra della nostra sorella che parlerà, Signore Santo, e che Tu, Signore, veramente possa guidare, Signore, ogni cosa, Signore. Ti ringrazio nel Tuo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen, come vi dicevo poc'anzi, in collegamento Skype vogliamo salutare la nostra sorella Ilaria. Sorella Ilaria, pace di Cristo. Pace di Cristo, sorella Deborah, sorella Maria, pace di tutto a tutte care sorelle. È una gioia essere qui collegate e poter e avere il privilegio di ascoltare una volta in più il messaggio che il Signore ha preparato per noi. Amen, grazie sorella Ilaria, e veramente preghiamo per voi, per te, per le sorelle di Milano, che il Signore veramente vi possa unire e rafforzare nel Signore e che questa parola possa servire a tutte noi. E, prima di passare la parola alla sorella Maria, personalmente volevo salutare anche la nostra sorella Alessia che è in ascolto dall'ospedale di Chivasso, gloria a Dio, e, la sorella Alessia col fratello Fabio, e oggi 11 luglio del 2017 hanno ricevuto un bellissimo dono da parte del Signore, il loro secondo bambino che è di nome Gabriele, e veramente la salutiamo nell'amore del Signore, e che lì anche dall'ospedale, gloria a Dio, possa arrivare il podcast Antioca, e che lei veramente possa essere uno strumento nelle mani del Signore affinché possa arrivare a qualche anima che ha sicuramente bisogno lì in quel luogo. Quindi sorella, un abbraccio nell'amore del Signore e gioiamo insieme a voi per questa benedizione e non vediamo l'ora di vedervi e di vedere il piccolo Gabriele in mezzo al popolo del Signore lodando il Signore, gloria a Dio. E un saluto alle sorelle di Torino, di Milano, come dicevo prima, e adesso voglio passare la parola alla nostra sorella Maria, la moglie del nostro pastore Pedro Guzman qui della chiesa di Torino, che guiderà il resto di questo programma. Sorella Maria, pace di Cristo, a te la parola. Pace di Cristo, grazie sorella Deborah, grazie sorella Ilaria per il saluto, la preghiera. Gloria sia al nome di Gesù per questa nuova opportunità e privilegio che il Signore ci dona di poter condividere e la sua parola verace e fedele. E prima di tutto vorrei ricordare che questo programma è per l'edificazione della Chiesa, ma soprattutto è direttamente fatto più che altro in primis per la Chiesa di Torino e di Milano. Poi se ovviamente il resto della Chiesa del Signore è edificata e può essere
benedetta per questo programma, questi programmi di questo podcast, gloria a Dio, questo diciamo è in realtà il fine di tutto, no? Però voglio chiarire questo perché? Perché ogni congregazione della Chiesa del Signore ha le loro, hanno la loro autorità, anche se la parola è una e la verità è una, e non ci dovrebbe avere, specialmente nella sana dottrina, delle differenze o delle divisioni, ovviamente senza arrivare a, diciamo, come si dice, a parlare di divisioni o di differenze, senza andare al di là, comunque sempre importante rispettare ciò che ogni pastore, diciamo, ministra e insegna in ognuna di queste congregazioni. Noi non stiamo promuovendo andare contro nessuna autorità, ogni pecora, diciamo, del Signore deve sottoporsi alla guida, agli insegnamenti, all'autorità di chi il Signore ha messo nella loro vita. Ovviamente la parola è viva e sarà rema per chi il Signore vuole e desidera che sia rema, e la parola farà sempre ciò che il Signore desidera nelle vite di chi lui desidera, e non ritornerà a lui vuota. Per cui questo, noi parliamo la parola e poi il resto lo fa la parola, ma è in primis per Torino e Milano. Non vogliamo assolutamente, se c'è un qualche differenza o un qualcosa che magari non è stato capito o rivelato ancora in qualche congregazione, di qualcosa che poi che noi possiamo parlare, questo diciamo non è l'intenzione di andare contro assolutamente nessuno, anzi penso che tutti siamo qui per imparare, per edificarci e continuare nella crescita della verità. E il Signore, sempre essendo un Dio vivo, sempre lavorerà in ognuno di noi e continuerà a rivelare la sua parola, non cambiando la sana dottrina, ma rivelando a ognuno facendo sì che ognuno possa continuare a crescere nella verità del Signore. E questo ovviamente porta cambiamento verso il Signore, porta più consacrazione, porta più e santità, porta più umiltà, porta tante cose che comunque il Signore vuole fare in ognuno di noi, e questo penso che è importante chiarirlo. Io saluto ognuna delle sorelle che sono in ascolto e coloro che lo saranno in un prossimo futuro, e ringrazio il Signore per questo. E oggi parlerò un po' sulla lotta spirituale attorno al tema della donna nei tempi attuali. E, oggigiorno esiste una grande lotta, come tante sappiamo, molto grande e seria, intorno alla posizione e il cammino della donna cristiana. Questo non è per noi un qualcosa nuovo, sappiamo che la lotta è grande ed è anche molto seria, soprattutto in noi donne cristiane, credenti. Ed è una lotta che comunque è un confronto invisibile e reale. Da una parte c'è la Chiesa di Gesù Cristo, che ha la volontà di Dio rivelata in quanto al ruolo e la forma di vita della donna. La Chiesa di Gesù Cristo ha questa rivelazione di quale è la volontà di Dio in quanto al ruolo e la forma o il modo di vita della donna. La Bibbia, la parola di Dio vivente, dà la sua chiara e precisa istruzione e insegnamento su il chiamato che ha la donna cristiana nel suo camminare personale con Cristo e con la Chiesa. E questo principio è stato dato da Dio, e per questo è eterno ed è immutabile, non si può cambiare. Allora, da una parte abbiamo detto questo confronto che è invisibile e reale, ed è un confronto comunque una lotta molto grande e seria, però abbiamo molto chiaro, secondo la volontà di Dio attraverso la sua parola e la sua Chiesa,
qual è il ruolo del camminare, no? Il ruolo preciso della donna cristiana. Da un'altra parte, sperimenta la Chiesa, sperimentano le donne cristiane e anche gli uomini molto chiaramente l'effetto dello spirito che sta influenzando in questa epoca, il quale conduce alla donna a un altro cammino che sembrasse più illuminato. Sappiamo che c'è in quest'epoca uno spirito che sedurre, che spinge alla donna, parlando della donna, a un altro cammino che sembrasse un po' più libero, un po' più comodo, un po' più illuminato, se si può dire così. Sarebbe il cammino alla emancipazione, che dal latino significa la liberazione. Le donne, e così si insiste continuamente, devono liberarsi delle, come si dice, legami antichi del passato che secondo questo spirito sono troppo restrittive, sono passate di moda e sono troppo rigide per l'uomo. E secondo questo spirito dell'epoca, le donne dobbiamo insistere, persistere per la nostra propria autorealizzazione, per esercitare determinate influenze e funzioni direttive o direttrici in tutto ambito della società, incluso nella Chiesa di Dio. Nonostante lo spirito dell'epoca, dovessimo comunque essere coscienti di questo, è lo spirito di questi tempi, è lo spirito del principe di questo mondo, il diavolo, che intenta tutto il possibile per incitare l'uomo a ribellarsi incontro Dio, per indurle alla autorealizzazione e indipendenza contro l'ordine di Dio e i suoi comandamenti. L'avversario, con molta, molta destrezza, si fa a se stesso l'avvocato dell'uomo incontro di Dio, provando di convincerlo che le ordini di Dio sono per loro troppo autoritarie, restrittive e che si interpongono alla propria autorealizzazione e che soltanto questo li schiavizza. E sorella Deborah, se dico un termine in italiano sbagliato, per favore mi correggi. E mentre che e questo spirito, il diavolo, fa credere che la felicità, la soddisfazione senza barriere e il pieno sviluppo della personalità, secondo lui, solo si lo può trovare ribellandosi contro Dio. Questo è un qualcosa che tutte o dovremo sapere e capire, che questo è ciò che muove questo mondo, lo spirito del nemico, lo spirito del diavolo, lo spirito dell'epoca, lo spirito del principe di questo mondo, che è colui che regna nelle menti, dice la Bibbia, non lo dico io, nelle menti degli increduli, di coloro che non si sono ancora arresi al Signore e che comunque continua a provare di sedurre, di convincere e di storcere la verità anche nelle menti dei credenti e dei figli di Dio. Lui ci prova, però se uno veramente è un figlio di Dio sottomesso e solo interessato a servire e gradire al Signore, ovviamente non farà caso a questa seduzione, a queste menzogne. Comunque lui ci continua a provare, però questo spirito è lo spirito che regna nelle menti, in tutte le menti degli increduli, di coloro che non si sono ancora arresi al Signore, alla volontà di Dio, e non hanno ancora ubbidito a Dio e non si sono ancora riconciliati con Dio per come dice la sua parola. E comunque questo spirito li induce ad essere indipendenti, a autorealizzarsi, a modernizzarsi
e a farli credere che comunque le leggi del Signore sono leggi troppo restrittive, sono autoritari, e che queste leggi evitano e si interpongono nella autorealizzazione e crescita personale per loro poter svilupparsi nella società, sviluppare la loro personalità, e comunque li fa credere che non saranno felici, che non saranno soddisfatti, che anzi saranno schiavi, e dice assolutamente tutte queste menzogne. La parola di Dio espone chiaramente le conseguenze di questi cammini diretti contro Dio, e questo lo possiamo trovare per esempio in Efesini capitolo 2, dei versetti 1 al 3, che dice: in altri tempi voi camminevate in questo modo, conforme alla condizione di questo mondo, al pensiero di questo mondo, al modo di fare, al modo di pensare di questo mondo, conforme al principe della potestà dell'aire, lo spirito che adesso opera nei figli della disubbidienza, tra i quali tutti noi anche abbiamo vissuti in un altro tempo in questi desideri della nostra carne. Anche noi, prima di obbedire alla verità, prima di sottometterci al pensiero di Dio, alla volontà di Dio, anche noi vivevamo in quel modo, ma ora non dobbiamo fare la stessa cosa, anzi dobbiamo retreggiare e tornare indietro verso la volontà di Dio, perché prima, continua leggendo il versetto, facevamo la volontà della carne e i suoi pensieri ed eravamo per natura figli dell'ira, come tutto il resto degli altri. Allora, prima noi, prima di ubbidire la verità, eravamo considerati figli dell'ira, preparati per il giudizio finale del Signore. Eravamo considerati, secondo la parola di Dio, nemici di Dio, perché facevamo assolutamente tutto il contrario alla volontà di Dio, non onorevamo Dio, non lo ubbidevamo, anzi facevamo tutto ciò che la nostra carne, i nostri pensieri ci dicevano di fare, che secondo noi, secondo la società, secondo lo spirito che governa e muove la società, era giusto e logico di fare. E noi abbiamo dato adesso le spalle a questo cammino del mondo che sappiamo che è nemico di Dio. Abbiamo dato le spalle al cammino della autorealizzazione, della libertà dell'uomo caduto davanti ai comandamenti di Dio, se è che veramente siamo figli di Dio. Abbiamo potuto, gloria a Dio, riconoscere attraverso la grazia di Dio che il cammino del peccato conduce alla perdizione e che eravamo proprio resi davanti al giudizio di Dio. E se noi continuiamo ostinatamente a dirigere la nostra propria vita contro di Lui e viviamo contro i Suoi comandamenti e ordine, questo è ciò che sarebbe stata la nostra fine. Ma attraverso della fede nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo siamo stati salvati da questo mondo e della servitudine sotto il peccato. Per cui adesso siamo come servi di giustizia, come dice Romani 6, chiamati a vivere totalmente per Dio, secondo la sua volontà, per la sua gloria. E giustamente è questo cammino marcato da cosa? Dal timore a Dio, l'obbedienza di fede e assoluto rendimento al nostro meraviglioso Signore, che è proprio questo che disturba il nostro avversario. Perché, sorelle, noi abbiamo, come sappiamo molte di noi, un avversario. E quando una donna, una sorella, ha il timore di Dio, ha l'obbedienza, ha la fede, e ha una totale vita arresa al nostro meraviglioso Signore, ovviamente che l'avversario farà di tutto per cambiare questa situazione. Lui cerca
parlando del nemico, ai credenti, per cosa? Per appartarli del cammino dell'obbedienza e indurli attraverso di molte influenze e trucchini a un cammino di cosa? Di disubbidienza secondo il mondo e poter godere i desideri della vita. Così lui farà, facendo ciò, farà che il credente possa togliere al Signore l'onore, il quale ovviamente porterà al credente danni molto, molto grandi a questi, diciamo, credenti ingannati per il diavolo, perché loro saranno deboli e inutili, in quanto si riferisce alla testimonianza e al servizio per Dio. Nella sua vita interiore sono paralizzati e allontanati da Dio. Per quello ci troviamo, sorelle, noi come credenti, in una continua lotta spirituale, quella di poter risguardare il cammino desiderato per Dio dell'obbedienza e la fedeltà contro le influenze del nemico, il quale ci vuole appartare dal cammino retto. E questa è la lotta di cui parla Efesini 6, dal 10 al 12, quando dice: per quanto al resto, fratelli miei, confortatevi nel Signore e nella potenza della sua fortezza, vestitevi di tutta l'armatura di Dio, perché potresti essere fermi contro le non so dire la parola, lo sto leggendo in spagnolo, sorella, la scrittura, come si dice, gli inganni del diavolo, perché non abbiamo la lotta contro sangue e carne, ma contro i principati, le potestà e contro i signori di questo mondo, governanti delle tenebre, contro le maligne spirituali dell'aria. Gloria sia al nome di Gesù. La scrittura la sto leggendo in spagnolo, per cui la traduco. Allora, sorelle, nel marco di queste lotte c'è un momento molto amaro, molto amaro. Sempre c'è questi tipi di battaglie, soprattutto attorno al tema della donna, e soprattutto la lotta sul cammino della donna o il comportamento, l'attitudine che la donna credente deve avere in questi ultimi tempi sono impattanti, perché il comportamento che deve avere la donna credente in questi ultimi tempi devono essere impattanti, però per il bene al mondo, perché comunque riceveremo situazioni impattanti del modo negativo, seduttivi e impii. Molti credenti non sono coscienti, sorelle, di questa lotta, e non si rendono, molte sorelle non si rendono neanche conto che si trovano in quella lotta, anzi si sentono forti, si sentono spirituali e non si rendono conto che stanno essendo sedotte a ribellarsi contro l'autorità di Dio, contro la volontà di Dio, disonorando Dio senza neanche rendersi conto, e non si rendono conto che comunque la posizione biblica di ciò che parla della postura e il chiamato che la donna credente deve avere nella Chiesa, non si rende conto che sta perdendo ogni giorno più la sua influenza, e come essendo sostituita per altri insegnamenti non bibliche. E questo sta accadendo incluso in molte chiese evangeliche molto conservatori e molto fedeli alla Bibbia. Noi, sorelle, questo è un cammino personale
personale che, mantenendoci sempre nell'unica verità, nella unica sana dottrina lasciata dal Signore agli Apostoli, comunque è un cammino personale e dobbiamo, mettendo i nostri occhi e fiducia nel Sorella Maria, mi senti? Adesso sì. Dove sono rimasta? Dove sono rimasta? Dobbiamo. Ok, dicevo che dobbiamo essere molto molto attente a queste, non solo a noi stesse, ma alle influenze attorno a noi, specialmente quando ci svolgiamo in luoghi pubblici, quando si ci lavora fuori, quando comunque abbiamo un ruolo nella società, dobbiamo stare molto molto attente a non cadere nella trappola di esaurire il desiderio del mondo o di ciò che il mondo chiama giusto o che dobbiamo fare per certi ruoli che abbiamo, ma avere in mente che se siamo fuori, abbiamo un lavoro, facciamo qualunque ruolo esterno alla chiesa, alla casa, eccetera, il nostro primario lavoro è per il Signore, e se siamo lì è perché il Signore ci sta inviando ed è Lui il nostro Signore, il nostro datore di lavoro, e stiamo andando lì per Lui e lavoriamo per Lui, per il proposito che Lui ha in quel luogo, e non dobbiamo lasciarci sedurre di voler gradire assolutamente nessun altro che il Signore. Ed è lì ancora di più dove dobbiamo veramente avere non solo un'apparenza di pietà, ma un'attitudine, un'apparenza di pietà, dove veramente, anche se il diavolo fa credere che quello farà allontanare le persone o ti farà perdere il lavoro, invece tu, essendo fedele, lì dove devi essere ancora di più fedele al Signore, capire qual è il tuo ruolo nella Chiesa di Cristo, nel corpo di Cristo, qual è il tuo chiamato e per chi tu veramente lavori e a chi tu devi gradire e onorare, ed è lì dove tutto ciò che è il tuo essere o è il nostro essere deve urlare in tutti i sensi che siamo figlie di Dio, in tutti i sensi, ed essere preparate assolutamente a ministrare, a ascoltare e a servire, non importando il ruolo che uno sta svolgendo. E questo in tutti gli ambiti. Le verità insegnate e vissute per tutti i credenti cristiani attraverso i secoli sono oggigiorno segnalati come antiche, come esigenze dell'epoca, e valido nel margine di quella epoca. Incluso si è arrivato a denominare queste verità come che erano idee dell'Apostolo Paolo contro le donne, essendo sostituite per le moderne le dottrine femministe dello spirito dell'epoca. Questa lenta seduzione è un devio delle verità bibliche attorno del tema della donna, e sarà caratterizzata per un principio fatale. La Bibbia, la parola ispirata data da Dio, la Santa Scrittura, non sarà riconosciuta allora come suprema e unica autorità decisiva nella vita della Chiesa e nella vita individuale di ognuno dei credenti. Il cristiano moderno decide per se stesso secondo il suo proprio giudizio. E ciò che vorrà accettare per sé della Bibbia e ciò che non, che decide o pensa non essere necessario o accettare dalla Bibbia.
e ovviamente caderà nell'inganno di marcare come antiquato o ciò che vuole ancora continuare a seguire. Dichiarazioni chiare, bibliche, sono senza pudore, interpretate o rigettate per far sì che finalmente possa risaltare ciò che uno desidera. Una linea sulla donna che corrisponda allo spirito dell'epoca e dove si li concede alla donna un ruolo nella Chiesa. La Sacra Scrittura sta terminantemente in contra di questo. Sorelle, si vede anche nella Chiesa del Signore quante sorelle magari vogliono, l'autorità dice una cosa, il pastore dice una cosa, la moglie del pastore, unita al pastore, suo marito, dicono una cosa, che va d'accordo alla parola, perfino il marito dice una cosa e ancora la persona segue il suo proprio giudizio, segue la sua propria giustizia e fa a modo suo. E questo comunque, tra l'altro, comporta non solo ribellione, perché una cosa è disobbedienza, una cosa è ribellione. Disobbedienza è quando uno non sa un qualcosa, ma già sapendolo e avendotelo detto, già lì quando non se lo fa è ribellione. E questo comporta un'attitudine orgogliosa e sappiamo qual è la fine delle persone orgogliose. Quando uno fa o non fa un qualcosa, non perché lo dice la Bibbia, ma perché le ragioni sono, per esempio, perché devo vedermi in un certo modo in questa società, perché se no mi vanno a criticare, se no magari non mi vanno a ascoltare, se no se ne vanno della chiesa o non rimangono in chiesa o mi rigetteranno. Non mi vedranno bene. Queste sono tutte scuse che non sono bibliche e ovviamente sono scuse che sono ispirate dallo spirito dell'epoca, che sono ispirati alle menzogne del diavolo. Parlando noi, no, della Chiesa di Cristo, sappiamo cosa dice la parola dei nostri capelli, stiamo parlando di un solo punto, di tantissimi punti, però parliamo di un punto esterno che comunque è tanto punto di battaglie, di lotte, eccetera, eccetera. Il punto dei capelli, il punto della copertura. Se già il Signore ti dice ciò che i capelli rappresentano, non si devono toccare, ti dice che devi essere coperta per sottomissione al tuo capo e che è un segno esterno sul tuo capo e agli angeli. E ti sta dicendo che tu comunque devi pregare in ogni tempo, devi essere preparata per pregare, per parlare la parola, e più se sei, vai a un luogo, stai lavorando fuori, allora, e tu non lo fai, già lì stai ribellando perché comunque la parola è quella che è. Se poi si incominciano a dire scuse, no, perché, colà, qui, colà, già lì questo non sono scuse bibliche. Allora, se si ci crede nella copertura, allora bisogna crederci alla copertura. E comunque bisogna capire ciò che stiamo facendo, perché lo facciamo, a chi dobbiamo onorare, a chi dobbiamo gradire e qual è il nostro ruolo come donne, come mogli, come mamme, eccetera, eccetera. Il cristiano moderno, come ho detto, decide per se stesso il suo proprio giudizio, quello che vuole accettare della Bibbia e quello che marca come antiquato e quello che non vuole seguire. Dobbiamo essere attente, sorella, perché la parola di Dio è molto, molto chiara. Dobbiamo stare attente alle nostre desideri, ai nostri propri pensieri, alla nostra propria carne. Dobbiamo essere attente a autogiustificarci, a prendere delle scuse che
che comunque vanno contrari alla parola. Questo sviluppo di questo che sta accadendo con questo spirito del principe di questo mondo in questi tempi, soprattutto sulle donne, non passa senza lasciare un marchio non solo dentro di ognuna di noi credenti, in particolare come nella Chiesa. Non è in alcun modo presente l'influenza dello spirito dell'epoca e le nuove linee evangeliche sul tema della donna. La domanda è questa: qual è la mia postura più, sorella? Scusami sorella, non so cosa faccio col computer, che appena muovo un qualcosa si mette in mute da solo. Comunque farò più attenzione. Okay. Dove sono arrivata? Eravamo alla domanda, qual è la tua postura? Ok, allora parlavo, no? La cosa importante, qual è la nostra postura davanti a questa situazione? La nostra posizione, forse. Sì. La postura davanti a questa situazione, no? Di questo spirito, di queste cose che questo spirito prova a sedurci, si può dire così. Si capisce? Ok. E l'altra domanda è: verso cosa vogliamo essere orientate? Verso cosa? Diciamo, qual è la nostra meta? Qual è il nostro infuoco? Qual è la nostra fine? No? Qual è il nostro la motivazione? E in questo ci parla la parola di Dio. Perché, sorelle, anche se oggigiorno, no? Magari si ci può calcolare come persone non molto, come si dice, popolari, no? Molto, come dire, la più che risalta, no? Tra il gruppo, tra le persone, la più, magari, che è più, non gradevole, ma come si può dire questa parola? Non mi viene adesso in italiano. Comunque, quando noi facciamo delle cose che per la società sta ostacolizzando qualunque autorealizzazione personale, no? Dobbiamo farci questa domanda. Dobbiamo domandarci, no? Se la moderna interpretazione della Bibbia, dove ci lascia un margine al proprio cammino e presagia la donna cristiana un cammino dove va proprio a unirsi nei tempi attuali e quello che è appoggiato per il mondo. Non so se si capisce, sorella. E dobbiamo comunque chiederci, no? Qual è la nostra postura, qual è la nostra posizione, qual è il nostro orientamento, qual è la nostra posizione in questi tempi attuali, che sappiamo che sono appoggiati per il mondo e vanno totalmente contrari alle leggi di Dio, vanno proprio contrari alla volontà di Dio. Queste sono delle domande che non sono in nessuna forma soltanto importante per le donne cristiane, anche sono importanti per l'uomo cristiano. La parola ci insegna che noi, come anche gli uomini, abbiamo una responsabilità davanti a Dio per il nostro camminare spirituale, e un giorno daremo conto di come abbiamo guidato e abbiamo spinto ad altri a continuare il cammino biblico. D'accordo a come noi come donne camminiamo, questo sarà la influenza più importante che noi avremo non solo per i nostri figli e la nostra generazione, ma sorelle
attorno a noi, vicini di casa, colleghi di lavoro, compagni di scuola, diciamo è importante, perché un giorno daremo conto e abbiamo questa responsabilità. Allora, ognuno ha questa responsabilità e dobbiamo essere istruiti correttamente e senza malintesi. Gli uomini che hanno questa, diciamo anche donne che hanno questa responsabilità veramente di dare questo insegnamento biblico sul ruolo e il camminare della donna è molto importante perché è una grande responsabilità su di se stessi e sulla Chiesa. E anche c'è l'esortazione ovviamente piena d'amore di poter permanere nei cammini del Signore. Per cui per questo è importante che ci sia la correzione e l'esortazione anche da parte come obbligo del pastore della Chiesa del Signore. E questo servizio spirituale magari oggigiorno, in questi giorni, in questi tempi è difficile, però è quando più è necessario è da fare, ancora più di prima, per i tempi che viviamo. E questo lo dice in Prima Timoteo, capitolo 5, dai versetti 12 e 13. Allora, è importante la responsabilità che i maestri e le autorità abbiamo nelle nostre congregazioni della Chiesa del Signore locali, molto molto importante sugli insegnamenti biblici della posizione e il camminare della donna cristiana. E questo implica che noi dobbiamo esortare e aiutarci una alle altre e tenere cura degli une alle altre davanti a tante voci confuse e veramente ascoltare in fede e in umiltà la parola di Dio a dirigere la vita personale coscientemente secondo la Bibbia. Noi non dobbiamo sentirci talmente in conoscenza della parola o talmente spirituali di non avere la umiltà di ascoltare quando qualche sorella ci avverte o ci dà un consiglio o ci esorta a un qualcosa, perché dobbiamo tenere cura delle une agli altri, soprattutto in questi tempi talmente seduttivi e difficili, e con tutta la pressione che il diavolo fa in questi tempi, soprattutto alle donne. E questo, questa verità è l'unico cammino come cristiane verso una vita piena e benedetta. Questo è importante perché il Signore vuole ingrandire la sua parola in noi, vuole trasformarci e vuole illuminare la postura del nostro cuore. Allora, prima di tutto vogliamo esaminare come la prima cosa l'ordine della creazione di Dio per l'uomo e per la donna. E così come vediamo nei primi capitoli della Genesi e come si insegna nella rivelazione del Nuovo Testamento. Poi vogliamo intentare indagare il significato profondo dei diversi doveri dell'uomo e della donna e con questo contemplare l'insegnamento della lettera agli Efesini, dato che la relazione dell'uomo e la donna devono essere interpretate attraverso della relazione di Cristo e la sua Chiesa. Per cui è importante capire, no, tanti punti, come per esempio ci sono altri punti da espandere, come per esempio la parte dove si riferisce alle donne specialmente nel guardare silenzio, come dice Prima Corinzi 14, il comandamento sulla copertura no, del nostro capo,
e come dice prima Corinzi 11, e tanti altri punti importanti nel comportamento e nel ruolo della donna nella Chiesa del Signore. E, sorelle, la lotta c'è prima di tutto dentro di noi stesse, e poi tutte le influenze che provano a far sì che noi disubbidiamo e disonoriamo il nostro capo, e facendo ciò disonoriamo e disubbidiamo al capo dei capi, che è il Signore Gesù Cristo, e disonoriamo e disubbidiamo la Chiesa, che è la sua sposa, che è la madre. E questo dobbiamo stare attente, sorelle, perché se non siamo infocate e non facciamo un qualcosa perché noi la pensiamo così, o perché diamo tante scuse che non sono bibliche, stiamo attente, perché lì già stiamo prendendo dalla parola di Dio le cose secondo noi, prendendo la giustizia nelle nostre mani e facendo o lasciando di fare un qualcosa come conviene a noi, secondo ciò che desideriamo, secondo ciò che vogliamo, secondo ciò che ci interessa. E questo dobbiamo stare attente. Dobbiamo stare attente, sorelle, perché è molto facile disonorare le nostre autorità, molto facile disonorare il Signore, disonorare la sua Chiesa. Molto facile, senza renderci neanche conto. È importante avere o fare attenzione nella nostra relazione con il Signore, leggere, scrutare la parola ed essere in umiltà assolutamente arresi alla volontà di Dio. E dobbiamo stare attente, perché è facile per la donna cadere, no? in tante cose, no? È come quando si diceva: ma sì, cosa fa, un pochino qua, un pochino là, dai, mi devo vedere bella, mi devo vedere accettevole davanti alla società, e il mio lavoro me lo esige, no? Se voglio portare una buona testimonianza, tra virgolette, perché la testimonianza veramente è quando le persone vedono veramente che sei una credente, una figlia di Dio, con delle forti convinzioni, e che vai contro vento e marea, che vai contro chiunque, ma sei una donna umile, una donna semplice, una donna con pudore, con modestia, piena di amore, piena di servizio, ma soprattutto una donna fedele, fedele a ciò che crede, fedele alla parola di Dio. Non che un momento fa una cosa, nell'altro momento fa un'altra. E che dentro la chiesa fa una cosa, dentro una riunione biblica fa una cosa, o si vede in un modo e fuori in un altro. E il figlio di Dio è costante, costante in tutto, in tutti i suoi cammini. O si fa una cosa o non si fa. E poi lì bisogna rendersi conto se si ci sta essendo ribelli, disubbidienti o no. La parola di Dio è la nostra guida, la nostra mappa, è la nostra luce che illumina il cammino, e dobbiamo essere attente a non cadere nelle opinioni o nelle giustificazioni o nel cosa diranno, cosa non diranno. L'importante è gradire al Signore e avere un'apparenza di pietà, e come dice la parola, ma anche ovviamente questo deve portare a non rimanere in solo apparenza. Quando dico apparenza, include assolutamente tutto, comportamento, eccetera, eccetera. Io con questo concludo, sorella Debora, non so se tu hai un qualche pensiero da parte del Signore. E ho la sorella Ilaria, passo la parola. Amen, sorella, grazie. Voglio prima passare la parola alla sorella Ilaria, poi magari commentiamo insieme. Sorella Ilaria, pace di Cristo.
Pace di Cristo a tutte. E io volevo ringraziare il Signore per la parola che è stata data e per come il Signore ha guidato la sorella Maria. E veramente mi veniva in mente come il mondo fa uno standard della moda, no? Che se uno non è vestito in quel modo non è negli standard dell'accettazione. Questo è un esempio, no? Ma si può mettere in tutti i campi della vita. È come veramente il mondo attraverso le persone, che qualsiasi persona sia, ci dà uno standard, uno stile di vita che noi dobbiamo seguire. E se non ci si adegua a questa cosa, si passa veramente per le persone diverse, per le persone tutte di più. Però ringrazio il Signore per questo studio e prego che possa essere stato di benedizione per voi come lo è stato per me. Dio vi benedica, pace di Cristo. Amen, sorella Ilaria, grazie. E solo due cose mi giungevano, no? Dopo questo studio, ringrazio il Signore. E quando inizialmente il punto che si parlava, no? Della cultura, delle tradizioni, no? Che a volte, no, a volte ci si cresce, no? In quella tradizione, in quella cultura. E si fanno delle cose perché si sono sempre fatte, perché la tradizione dice così, perché la cultura dice così, ma non vedendo la parola e non vedendo veramente la profondità di quando arriva Cristo nella nostra vita, non, come dice la sua parola, via da noi, nel senso ogni tradizione, ogni cultura, perché? Perché quando il Signore arriva nella nostra vita, la nostra mente e lui rinnova la nostra mente, rinnova quando usciamo, che facciamo il battesimo, usciamo dalle acque, esce un nuovo uomo, una nuova donna, no? E lasciando lì ogni tradizione, ogni cultura che può andare, diciamo, contro quella che può essere la parola del Signore. Invece in tanti magari ci si può focalizzare in quel che sia dell'insegnamento ricevuto nella crescita per la cultura e per la tradizione. Dopodiché, per quanto riguarda il punto della convinzione, nel senso in tutto e per tutto, al 100%, alla fine la convinzione o ce l'hai o non ce l'hai. Perché? Perché, come diceva la sorella Maria, quando si inizia a dire, ma sì, ma forse si iniziano a trovare scuse, a girare intorno, qua e là, significa che alla fine oppure una volta lo fai e dieci no, diciamo, la vera convinzione non è arrivata al tuo cuore. Quando anche la sorella Aria diceva il mondo ci vuole dare uno stile di vita, nel senso che sia il vestimento, che sia. Però se andiamo a vedere, care sorelle, io quello che notavo e che a volte magari condividiamo tra le sorelle, è che se lo dice il mondo che è per moda, per esempio, che sia la gonna lunga, che sia che sia la bandana, la copertura, che sia non so, altro, se è il mondo a dirlo, lo si fa perché è stile e moda. Se invece è la parola del Signore, no? Che ci dice di fare un qualcosa, siamo sempre lì a combattere contro un qualcosa che di veritiero, diciamo, è basico, biblico, è principio ed è dottrina. Quindi questa cosa, sorella Maria, questa cosa, questo combattimento, penso che c'è sempre stato e continua ancora, ma alla fine quello che deve prevalere è veramente il Signore nella nostra vita. Quando dicevo la convinzione o ce l'hai o non ce l'hai, perché? Perché se un giorno, faccio un esempio, ti vedono con la copertura e altri 10 giorni no, poi un giorno sì, un giorno no,
tu non stai dando neanche un segno di convinzione di quello che stai facendo, perché tu un giorno ce l'hai, un giorno no, ma è come se fossi una ragazza normale, nel senso che la sta portando per moda, faccio un esempio, e non con quella convinzione di farlo, perché? Perché per il Signore, per la parola, per la convinzione che ha ricevuto, per il principio, è tutto quello che fa parte del Signore. Quindi questo a volte è che viene un po' di rabbia santa, no? Di dire, se è il mondo a dire, a dettare la regola della gonna lunga, magari adesso lo stile anni 80, 70, non so che si porta, ma quelle belle gonne, no? E belle larghe, lunghe, così, e a fiori, che sia un'altra fantasia. Se è il mondo a dirlo, se sono le vetrine, no? A parlare, allora lo si fa perché la vetrina, perché il momento, perché è il top dell'estate. Se invece il Signore, non so perché, c'è ancora quel combattimento ovviamente tra carne e spirito, e nasce quella ribellione di dire no, perché devo farlo? Quell'orgoglio e quella magari no, presunzione. Quindi veramente che sia tutto questo lontano da noi. Ogni giorno, care sorelle, veramente se ci teniamo focalizzate nel Signore, in preghiera, nella Sua parola, minimamente da noi deve allontanarsi qualsiasi pensiero che possa veramente stoglierci da che sia lo sguardo del Signore, perché in tutto e per tutto o ci siamo o non ci siamo, anche per la Amen. riverenza per i mariti, che sia. Sono punti molto importanti quando si va a parlare della donna attuale, dei tempi attuali. Ah, si tocca questo tasto dolente che tutte le donne magari dicono: ma c'è la parità dei sessi, c'è questo, c'è l'altro, no? C'è tutto un qualcosa dietro, no? Però come noi abbiamo un qualcosa in più, un principio in più, veramente con la parola, la donna a fianco all'uomo, un aiuto convenevole, pronto a sostenerlo, pronto a in soccorso ai nostri mariti, in preghiera, in aiuto. Io a volte dico, non so il perché, sta motivazione di tante donne di dire no, è la donna che deve portare i pantaloni in casa, no, magari queste ideologie che magari col tempo, col passare degli anni sono entrate a far parte dell'era, no? Però io sinceramente mai ci sarei andata a pensare. Perché? Perché quando tutto è fondato sulla parola del Signore, l'unione in casa, marito e moglie, i principi, ecco, io penso che venga così naturale, nella naturalezza del Signore, lo Spirito Santo, che ti fa vedere proprio la bellezza di quello che stai facendo. Non lo vedi come costrizione, non lo vedi come un obbligo, ma lo vedi proprio con obbedienza, e lo fai perché? Per gradire prima di tutto al Signore, che è il capo della nostra casa, poi per tuo marito e ovviamente per te, con il rapporto col Signore, eccetera, eccetera, come si diceva prima, come moglie, come mamma, come sorella, eccetera, eccetera. Quindi questo è che mi portava a pensare questo. Non facciamo in modo che il nostro, cioè che il mondo possa dettare le regole del momento, della donna attuale, eccetera, eccetera. Ma come abbiamo visto anche negli altri studi che anche la sorella Maria ha portato, le donne della Bibbia, nel senso, un bellissimo esempio che noi abbiamo, magari di riverenza, di sottomissione, di ubbidienza. Perché noi dobbiamo stravolgere tutto oppure dire modernizziamo le chiese, perché altrimenti no? Magari tanti possono dire modernizziamo la chiesa perché sennò tanti vanno via, oppure non è il problema di andare via, perché chi va via non ha mai capito alla fine la verità, la profondità della parola o del principio in sé. Quindi Amen. è quello che si deve capire, perché se tu sei in chiesa, la prima di tutto ti devi innamorare del Signore, prima di tutto in primis. Poi ovviamente il Signore ha istituito delle autorità nelle nostre vite, il pastore, la sua moglie, e quindi possiamo andare a loro in libertà, chiedere ovviamente anche di un punto magari che non si riesce a capire, un punto in cui magari abbiamo quel combattimento, no? Di dire: sorella, pastore, cosa posso fare? Prega per me, cosa mi consigli? Cosa dice la parola? E quindi non stiamo a
a farci coinvolgere o a farci cambiare la mente dalle persone del mondo con queste ideologie del che la donna attuale deve fare, deve dire. Noi assolutamente, noi quando abbiamo, non voglio essere ripetitiva, ma quando abbiamo veramente il tutto nel Signore, io penso che la gioia più grande, un matrimonio veramente felice che cammina nel Signore, un rapporto con il Signore, i nostri figli che crescono nel Signore, un servizio nella Chiesa, con le autorità, eccetera, eccetera. Quando abbiamo tutto questo, cos'altro possa giovare il nostro cuore? Cos'altro puoi altro chiedere? Cosa ti serve altro se hai già tutto nel Signore, se hai già Cristo nella tua vita? Quindi questo era un commento, una riflessione. Sorella Maria, non so se vuoi aggiungere altro oppure siamo arrivati alla chiusura. Amen. Sì, sorella, siamo arrivate alla chiusura e volevo solo dire, no, qualcosa che avevi detto tu, no, del fatto della moda e tutto qua. Adesso comunque sappiamo, no, anche c'è nella moda, non so in altre città, ma qua a Torino tutte le vetrine, sia per bambini e per donne, usano il foulard, no? E il foulard tipo, sai, come le africane che si fanno il nodo sopra o se lo fanno dietro. E io dico, wow, le persone sicuramente adesso tutte lo mettono per moda oppure no, per altre filosofie, però quando si tratta, no, della copertura per il Signore, sia che metti una bandana, il foulard, il fazzoletto, quello che metti al di là di comunque. Quello classico che mettiamo nel culto per rispetto, diciamo, alla confraternita che abbiamo adesso con l'assemblea, però a parte questo, la copertura in generale, no? Che può essere qualunque copertura, basta che ti copri il capo, essendo sempre in sottomissione, essendo sempre onorando il nostro capo, pronte per profetizzare la parola, parlare la parola, pregare, ministrare, dare un consiglio santo. Questo è un modo di digiuno, è un modo, il nostro camminare sia in tutti i sensi, è un modo di digiuno, è un modo di vestirsi, come si diceva nel Vecchio Testamento, no? Di polvere e cenere, no? Nel senso, sottomettiamo la nostra volontà, la nostra carne, i nostri desideri alla volontà del Signore. E se ci è, se ci può essere belle e attrattive, non seduttive, molto diverso essere seduttrice, seduttive e attrattive. Uno può essere attrattivo e bello nel Signore che vuol dire senza compromettere la verità, senza andare contro la parola di Dio e essendo umili, modeste, semplice. Facendo ciò che la parola ci chiede con gioia, come dicevi prima tu, non come un qualcosa che ti va a rattristare, ma un qualcosa che ti va e ti porta gioia, perché conosci la benedizione che questo porta. E che bello poter farlo in questo modo, e le persone vedono un qualcosa di diverso, vedono la bellezza del Signore, perché di questo si tratta. La santità non è un'altra cosa che la bellezza del Signore, la luce del Signore, vedono veramente un figlio, una figlia di Dio davanti a loro. E allora molte volte lamentabilmente, parlando dei credenti, perché sappiamo ciò che il mondo fa, segue una cosa perché gli altri la seguono, però quando si tratta del Signore, ma perché sorella Deborah? Perché quello che parlavamo prima è lo spirito di Satana, lo spirito del principe di questo mondo che comunque regna nelle menti degli increduli. Noi non dobbiamo assolutamente permetterci essere sedotti o influenzati da questi pensieri. Noi dobbiamo essere attenti, attente e anche capire cosa vuol dire modestia, anche capire cosa vuol dire il pudore, la modestia, la semplicità di una donna di Dio per non cadere neanche nella ostentosità e nella vanità. Dobbiamo stare attenti. Io parlando, no, già come credenti alla Chiesa di Torino, Milano, io ci rimango, no? Persone che vedo nella Chiesa, in generale, non parlo
necessariamente localmente soltanto, ma in generale l'esperienza che ho avuto, che magari vedo una persona molto semplice, molto modesta, molto veramente, no, che sembrasse che sta gradendo veramente al Signore, tutto quanto, e poi magari è invitata a un matrimonio, mamma mia, non si riconosce nemmeno, incominciano le scollature, i trucchi qua e là. Io sinceramente questo non lo posso capire, perché io devo essere la stessa figlia di Dio ovunque io vada, ovunque io vada. Io non posso cambiare la mia convinzione o ciò che il Signore mi richiede nella sua parola, tanto per, come dicevi tu sorella, una tradizione, una usanza, o perché andrò a essere criticata o discriminata. Io penso che qua queste cose bisogna capirle, perché bisogna chiedersi prima di tutto a noi stessi cosa stiamo facendo. Persone che magari li vedi in chiesa in un modo e magari vanno fuori città, vanno in vacanze, sono totalmente altre persone che poi fanno cose che sono proprio contrarie, lascia stare la Bibbia, che è la prima cosa, ma contrarie perfino a quello che insegnano le loro autorità, i loro pastori. Allora, se tu vai in contrario, cosa insegnano i tuoi pastori e cosa insegna la Bibbia? Però prima di tutto dobbiamo avere la Bibbia, prima di tutto, perché comunque è la parola di Dio, è quella che deve prevalere, e tu vai a fare un qualcosa in contrario, già lì stai cadendo veramente nella ribellione, stai sfidando veramente, e non solo, è una brutta testimonianza, perché prima di tutto fai rimanere male al tuo pastore e alla chiesa locale, e secondo fai rimanere male a Cristo, perché comunque le persone attorno, famiglie, amici che ti vedono, come dicevi tu sorella Deborah, diranno: beh, questo è un pagliaccio, semplicemente perché non sa neanche lei o neanche lui a cosa crede. Allora perché devo io seguire o credere quello che lei o lui mi predicano? Diciamo, le persone vanno in confusione perché non vedono, come si dice, no, quello che si predica e poi si fa un'altra cosa. Io credo che è importante capire qual è il nostro ruolo, qual è la nostra posizione nella Chiesa e cosa il Signore richiede da noi nella sua parola. E questo implica assolutamente, fare questo implica la misericordia, l'amore, la fede, implica tutto questo, e non farlo semplicemente per voler apparire una cosa che non si è, o voler pensarci al di sopra degli altri, assolutamente no. Ma perché lo facciamo? Nell'umiltà e nell'amore del Signore, perché lo facciamo? Qual è il nostro ruolo? Qual è il nostro chiamato? Qual è la nostra posizione? Un'altra cosa, sorella Deborah, tu hai menzionato, no, la parola convinzione. Il diavolo fa che molte sorelle possano disubbidire o ribellarsi incontro a uno statuto della parola e dell'insegnamento del loro pastore, dicendo: ah, ma io non ho la convinzione di X o di ciò o dell'altro. Allora, la convinzione te la dà Dio dopo, perché il Signore dice: ubbidisci anche se non capisci, dice una scrittura, non lo dice testualmente così, però praticamente ti dice: prima ubbidisci, poi io ti insegnerò, ti rivelerò. Se la parola è chiara in una cosa e poi il pastore, la moglie del tuo pastore te lo insegna o ti dà l'esempio e te lo insegna e va d'accordo alla parola, semplicemente fallo, perché non farlo si cade in ribellione. Poi, a parte il malesempio che si dà ai figli, si dà a tante persone, no, la testimonianza, però bisogna farlo con gioia, sapendo che è ciò che richiede la parola, che c'è una benedizione. Poi il Signore ti darà la pace, l'intendimento, la rivelazione di ciò che significa ciò che stai facendo. Però non dobbiamo essere come le onde del mare, buttate da un lato a un altro, perché dice la parola che il Signore non dà assolutamente nulla a chi ha questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo essere fermi, ma fermi
verso la parola, verso in comunione alla parola, alla Chiesa, alle nostre autorità allineate alla parola. Che comunque, anche se magari uno ha una rivelazione, un intendimento, una consacrazione extra, diciamo, con la parola, magari può succedere che i tuoi maestri non ce l'hanno, ma tu, facendo con la tua relazione con il Signore, puoi impattare le vite di altri, puoi dare l'esempio, puoi motivare a cercare di più di Dio, puoi motivare alla ricerca, allo studio, puoi motivare a tante cose, perché io penso che continuiamo in crescita, continuiamo in cambiamento verso il Signore, nel suo amore, nella sua grazia. E io penso, sorella Deborah, che la parola, questo cammino non va a convenienza, tra virgolette, a convenienza personale, una convenienza umana, fisica, ma una convenienza, dobbiamo capire che è una convenienza spirituale che comunque impatterà il fisico, impatterà il naturale, impatterà tutto ciò che è attorno a noi. Dobbiamo capire che comunque obbedire alla parola di Dio è una convenienza vera, non una convenienza parziale, è una convenienza eterna, ha un impatto eterno per noi e per coloro che sono stati attorno alla nostra vita, che ci hanno visto. È importante capire questo, sorella Deborah. Dobbiamo essere persone ferme, ferme in ciò che crediamo, in ciò che siamo. E non so, penso che è chiaro questo, no? È chiaro, e soprattutto chi ha una posizione ministeriale da parte del Signore nella sua chiesa locale, è importante avere uno standard ancora più alto, ancora più esigente, ancora più alto del resto. Perché? Perché gli altri seguiranno e sempre andranno un passo un po' più indietro. E sempre noi dobbiamo dare sempre il passo un po' più avanti, più in alto, per poter, per amore, essere esempio, non inciampo ad altri. L'amore agli altri include morire a noi stessi, ai nostri propri desideri, ai nostri propri pensieri, ai nostri propri sentimenti ed emozioni. Questo è l'amore per gli altri, anche se ci fosse permesso certe cose, come dice l'Apostolo Paolo, anche se tutto mi è permesso, non tutto mi conviene. Ok? L'amore è un qualcosa molto profondo da capire, perché per amore il Signore ha fatto un qualcosa troppo esagerato, ha fatto un qualcosa esageratissimo, ha fatto un qualcosa troppo, che è stato la morte atroce sulla croce, per amore. E per amore noi dobbiamo negarci moltissime cose per amore, non solo a noi stessi, ma a tutti coloro che sono attorno a noi. Io ringrazio il Signore per questa opportunità, avrei tanto da dire, tanti esempi che mi venivano in mente da quando iniziai questo cammino, questo percorso, di cose che mi sono successe, e soprattutto insegnando, no, la parola di Dio, e mi sono successe tante cose e mi venivano tanti esempi, però il tempo è quello che è e penso che il Signore darà intendimento a chi vuole dare intendimento. Questo non è per tutti, sorelle. Nel mondo si ci segue molte dottrine, molte filosofie, sono disposti a fare patti, rituali, sono disposti a fare, non fare, vestirsi e trasformarsi come sia, come dicano, pazzie. Sorelle, io ho visto dei programmi, ho visto delle cose tremende, tremende, in tribunali, le cose che si sentono e si vedono, la gente è disposta a tutto. E uno si domanda, ma come mai non sono disposti a credere il Vangelo, a fare un semplice battesimo, a cambiare lo stile di vita, magari a coprirsi il capo, magari a vestirsi modestamente, con pudore, come una donna pia? Ma sapete perché? Perché solo Dio può dare il ravvedimento, solo Dio sceglie, solo Dio chiama, solo Dio sceglie, solo Dio dà il ravvedimento. Per cui è per questo che
è più facile per il mondo, che sappiamo che comunque è guidato dal principe di questo mondo, che è Satana, che ha intenebrito le loro menti perché la gloria di Dio non risplenda su di loro, allora è più facile che seguano cose che tu non ti puoi immaginare, che tu dici ma si può, questo si può, ma come hanno fatto a cadere in queste cose? Per questo è più facile per loro fare questo che seguire la verità, perché la verità, le tenebre sono nemici della verità, e alla verità solo si potrà entrare se Dio lo permette, è Dio. Per cui se questa sera qualcuno che ancora non ha iniziato il cammino con il Signore, o magari già è nel cammino del Signore, però è stata come le onde del mare, buttata da un tutto modo di tutto tipo di dottrina, e questa sera il Signore ti sta dicendo: se io ti sto chiamando, se io ti sto illuminando il cammino, se io ti sto mostrando la mia via, se io ti sto parlando, io ti ho scelto, allora ascoltiamo la sua voce, ascolta la sua voce, perché non facendo ciò possiamo cadere nella ribellione, e poi da lì il Signore ci può dare una mente riprovata. Se noi insistiamo a credere alla menzogna, non vogliamo, insistiamo a non credere a Dio, a non ascoltare, a non obbedire alla voce di Dio, Dio stesso ci può dare una mente riprovata dove non vedremo mai più la verità. Può far sì che non ci doni più il ravvedimento se continuiamo volontariamente a calpestare al Figlio di Dio. Allora stiamo attenti. Cos'è che Dio vuole parlare al nostro cuore? Meditiamo. Scrutiamo noi stesse il nostro cuore, le nostre motivazioni. Vediamoci nello specchio della parola la nostra posizione, il nostro ruolo. Perché facciamo ciò che facciamo? Qual è la nostra meta? Qual è il nostro chiamato davanti a Dio come donne di pietà, come donne figlie di Dio? E io con questo concludo, sorella Debora. Signore ti benedica, benedica ogni sorella che è in ascolto e che sarà in ascolto in un futuro prossimo. Sorella, se puoi chiudere con una preghiera, se non hai niente più che aggiungere, vuoi chiudere con una preghiera, ti ringrazio e ti do la buonanotte a te e a tutte le ascoltatrici. Amen, grazie sorella. Sì, tutto, penso che il messaggio è tutto chiaro, tutto veramente, vogliamo solo pregare che possa essere ricevuto nei nostri cuori nel nome di Gesù. E vogliamo chiudere con una preghiera. Ringraziamo alla sorella Aria in collegamento, alla sorella Maria, e alla sorella Laria da Milano, alla sorella Maria da Torino, e a tutte le sorelle in ascolto che ascolteranno questa puntata. Se avete magari una testimonianza, un commento, un qualcosa che volete condividere come sorelle, potete scrivere alla sorella Maria, e veramente, come diceva la sorella inizialmente, per l'edificazione di tutto questo, come insegnamento per l'edificazione della Chiesa locale di Torino e di Milano. Che Dio vi benedica, una dolce notte, un buon riposo nel Signore, meditazione nella sua parola, e restiamo in preghiera nel nome di Gesù. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore, ancora come una volta hai parlato ai nostri cuori, Signore. Ancora ti chiedo di benedire le mie sorelle che hanno ascoltato e che ascolteranno, Signore, questa puntata nel tuo nome, Signore. Grazie per la vita della sorella Ilaria, Signore, per le sorelle di Milano, Signore, grazie per la vita, Signore, della sorella Maria, Signore, ogni mia sorella, Signore, della Chiesa di Torino, Signore, nel tuo santo nome, Signore, veramente io ti chiedo, Signore, di poter predisporre i nostri cuori nel ricevere questa parola, Signore, affinché sia allontanata da noi, Signore, ogni forma di ribellione, di disobbedienza, Signore, nel tuo nome, Signore, ma che possa esserci, Signore Gesù, alleluia, quella ricezione, Signore, della tua parola, Signore, veramente vedendoci come uno specchio nella tua parola, Signore, perché la tua parola è quella che abbellisce il nostro volto, Signore Santo. Grazie per ogni cosa, Signore, nel tuo santo nome, nel nome di Gesù. Amen.
Amen, pace di Cristo, care sorelle, che Dio vi benedica e alla prossima puntata dal podcast Antioca. Amen, Dio vi benedica. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica.